pronto il programma per Carnevale 2023 e si parte da una tradizione che non c'era, quella del Carnevale, ma quest'anno saranno tanti gli eventi. Sì, il Carnevale effettivamente sulla città di Teramo non ha una tradizione, quindi i 3 anni di Covid hanno un po' rallentato un processo che in qualche modo avevamo già iniziato nei primi anni della nostra amministrazione. Quest'anno ci dividiamo su due eventi in particolari. Uno è tutto ciò che avverrà all'interno della tensostruttura di Piazza Martiri, che è una tensostruttura riscaldata, dove ci saranno 4 spettacoli per bambini, 4 spettacoli a tema con ingresso gratuito. E quindi ecco, in qualche modo cercheremo di dare una risposta, insomma, tutta in giorni diversi, quindi domenica, lunedì e martedì, a tutti i bambini che vorranno venire a Teramo ad assistere a questi spettacoli, che tra l'altro sono spettacoli a tema di artisti del circo d'Achimiri. E poi c'è un evento molto importante, quello di sabato, che presenteremo nel dettaglio a cura del liceo artistico, che sarà appunto anche oggetto di una conferenza stampa, perché questa manifestazione in particolare io mi auguro che possa anche poi crescere nel tempo, perché ha tutte le caratteristiche di poter diventare anche un evento che poi si ripeta nel tempo, anche per la qualità che chiaramente può esprimere il liceo artistico, in questo senso, sulla creazione di maschere e quindi anche su delle sfilate a tema che possono essere realizzate. Quindi ci sono degli ottimi presupposti per un percorso di crescita in un periodo nel quale effettivamente Teramo non ha mai avuto una grande tradizione.